Come sapete, nel mese di agosto si sono tenuti i test di pre-campionato della Formula E e vediamo in questo prossimo servizio come sono andati i test, quali sono le aspettative di ognuna delle squadre. Vediamo. Il conto alla rovescia alla prima gara della stagione a Pechino è già iniziato. Non ci saranno altre prove e non si potrà aggiungere ulteriore chilometraggio. Con le macchine imballate via e già in viaggio verso la Cina, le squadre non saranno in grado di completare altri giri di prova fino alla prima sessione di prove libere nel Parco Olimpico di Pechino. I test pre-campionato evocano sempre un certo numero di previsioni selvagge e una grande quantità di speculazioni. Chi gestiva una simulazione di qualifica adeguata? Oppure erano appena fuochi di paglia? Andando verso la seconda stagione di Formula E, si possono fare già certe gerarchie tra le squadre con i nuovi propulsori. Con tempi molto bassi e record sul giro, è stato Lucas di Grassi del team Abt a stabilire il tempo migliore, facendo segnare il giro più veloce attraverso i 6 giorni di test. È l'unico pilota a rompere la barriera del minuto 30 secondi. Daniel Abt ha assicurato il secondo giro più veloce dei test pre-stagione e così i piloti del team Abt sono rimasti al top della classifica. Tuttavia, non è solo la velocità mostrata, ma anche il pacchetto del team Abt che si è anche dimostrato affidabile percorrendo 245 giri. Avranno un vantaggio rispetto ai loro rivali diretti a Pechino? Il team Andretti ha sofferto di una serie di problemi tecnici e di problemi di software che alla fine l'hanno costretta a tornare al motore McLaren dello scorso anno. Essendo l'unica squadra cliente in Formula E, Dragon Racing cercherà di estrarre il massimo dal suo nuovo propulsore nel confronto diretto con i fornitori Venturi. Il motore Venturi ha dimostrato di essere uno dei pacchetti più affidabili sulla griglia di partenza, con entrambe le squadre a riscuotere complessivi 811 giri durante i test pre-campionato. DS Virgin Racing spera di portare un po' di slancio nel campionato di quest'anno. Il due volte vincitore in Formula E, Sam Bird, ha concluso i test pre-campionato con il quarto tempo, mezzo secondo dietro Lucas di Grassi. Il team ha raccolto moltissimi dati utili e ha percorso molti chilometri, con un totale di 311 giri. È stato un altro solido periodo di test pre-campionato per Adams Renault, che hanno mostrato lampi di ritmo sia di Sébastien Buemi che di Nicolas Prost. La Renault e Adams non hanno segnato tempi abbastanza rapidi per finire nella top 5 delle posizioni. Ma che cosa i campioni della squadra hanno lasciato di riserva? C'era un'atmosfera positiva all'interno del garage Mahindra durante i test pre-campionato e il team ha dimostrato velocità e affidabilità in abbondanza. Potrebbe rivelarsi una gara di casa difficile per Next Step TCR a Pechino, con i test pre-stagione che non hanno fornito la quantità di dati da gestire che la squadra avrebbe sperato. Nei 2 giorni di apertura hanno girato poco con i nuovi powertrain, ma la squadra sembrava aver progredito quando la sessione di test si è conclusa. Proprio come Andretti, il team Aguri si trova nella situazione di attesa di vedere quanto le altre squadre hanno guadagnato con i nuovi propulsori. È stata una pre-season di perseveranza per Trulli e forse potrebbe essere qualcosa di simile nei primi mesi della stagione, quando la squadra dovrà fare i conti con il nuovo propulsore Motomatica. Il team è riuscito a fare solo 7 giri in totale, proprio nell'ultimo giorno di test, ma Vitantonio Liuzzi non è stato in grado di impostare un tempo rappresentativo sul giro. C'era la possibilità di tornare a utilizzare il vecchio propulsore, con le caratteristiche della prima stagione, ma il team si è impegnato ad utilizzare le prime 3 gare come sessioni di test
nel tentativo di riportare la macchina ed il powertrain di nuovo in pista a livelli competitivi. Venturi sta cercando di colpire di nuovo e dimostrare a se stessa che il suo nuovo propulsore è valido, dopo la stagione di debutto nel corso della quale la velocità della squadra non è stata accompagnata dai suoi risultati. But we think the biggest performance will come in street tracks because our car was not designed for this type of track. This is just the pre-season testing. When we go to Beijing or when we go to Malaysia, which the track is bumpy, the corners are narrow, you need a wider, let's say, working range for the car, and I think we have a good solution for that. Così finiamo la puntata numero 29 di Electric Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento la settimana prossima sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.